Mister, fino a metà del secondo tempo eravate in vantaggio, poi cos'è successo? Sono arrivate queste due mete tecniche del Calvisano che è riuscito a vincere qui a Jolo. Eh sì, purtroppo c'è anche quello. Il secondo tempo abbiamo sofferto un mischia e loro ne hanno approfittato, sono stati bravi. E niente, quindi sono state due mete giuste perché eravamo in chiara sofferenza lì. Poi magari le rivedremo al video. Però sì, abbiamo persa lì e poi forse siamo rimasti un po' negli spogliatoi del secondo tempo perché veramente non abbiamo fatto niente di quello che avevamo detto, quindi. Per ora. Si è trattato di un calo fisico o più di un calo psicologico, di concentrazione? Ma non lo so, boh, forse tutte e due. Però non si può ogni volta vincere di 15-16 punti e poi perdere le partite così. Questo dispiace perché comunque se sei sotto per tutta la partita è un discorso, ma quando vinci con questi break, insomma, non è facile recuperare. E noi facciamo regolarmente tornare a galla tutti e alla fine poi perdi. E ora sulla strada del titolo bisogna vincerne due a Calvisano. Eh sì, bisogna vincerne due. Ora, questo certo che non molliamo, andiamo là per vincere, insomma, come abbiamo visto oggi era una partita sì, che potevamo vincere più noi che loro, poi si è rovesciato, quindi ce la giocheremo anche là, insomma. Cambia poco, quindi non conta, è un aspetto mentale che è molto importante perché ovviamente va in vantaggio, loro hanno vinto qua e quindi mentalmente sicuramente sono vantaggio loro e anche numericamente perché sono 1-0, quindi quello è importante. Cosa dirai ai ragazzi in vista di sabato? Ma niente, ora vedremo i video, lavoriamo in settimana, vediamo un po' gli errori che abbiamo fatto, vediamo di trovarci un po', recuperare un po', perché mi sembra ci siano stati parecchi infortuni oggi, quindi vediamo anche la condizione fisica. E no, dirò che sono tre finali, quindi possiamo vincere là e rimettiamo tutto in gioco. Questo non è un problema, però è chiaro che se tutte le volte regali 15-16 punti, insomma, diventa difficile vincere.